39° congresso del Partito Radicale Transnazionale. Siamo in compagnia di Roberto Gaudioso e di Rosario Scognamiglio, che fanno parte dell'Associazione per la Grande Napoli, giusto? Roberto, iniziamo da te. Le prime impressioni su questo 39° congresso, che poi è la seconda sessione, e soprattutto le attività che transnazionali per antonomasia comunque voi trattate anche, perché ricordo di aver sentito tra le vostre battaglie sull'immigrazione, anche per quanto riguarda i diritti civili, eccetera. Guarda, questo è stato il mio primo congresso transnazionale e devo dire che è stata un'esperienza, sottolineo umana, oltre che politica, interessantissima. E, sì, gli interventi sono stati numerosi, tutti molto molto interessanti. E noi sì, ci siamo occupati, senza farlo apposta, diciamo, la mia prima attività da membro dell'associazione, di un'associazione radicale, è stata la grande manifestazione a Caserta per i diritti degli immigrati. Sottolineo, una manifestazione che per i media, per gli italiani normali, non esiste. Erano veramente tanti immigrati, io non conosco le cifre, non dovrei rivedermele, però eravamo tantissimi e l'unico partito presente era il Partito Radicale, e siamo partiti dalla stazione, c'era anche il senatore Marco Perduca, motivo in meno per ignorarci, però ci hanno ignorato, abbiamo anche manifestato sotto la sede del Mattino, che ci ha ignorato. E quindi sì, ci siamo occupati di immigrati per molto tempo. Io poi in realtà sono partito per la Tanzania, quindi dove ho spacciato un pochettino il sito del transnazionale, però diciamo, ecco, proprio oggi ho proposto la traduzione del sito transnazionale in Swahili, che penso sia fondamentale sia come simbolo proprio per la cultura africana, che è una lingua molto parlata in Africa, e sia come proprio bacino d'utenza. In Kenya, Uganda e Tanzania esistono persone che parlano solamente lo Swahili e che sono anche scolarizzate, perché la lingua Swahili è lingua nazionale, quindi in media sono in Swahili. Roberto, io a tal proposito, visto che parlavi di Uganda, adesso parliamo di un'altra associazione che comunque fa parte della galassia radicale, che è l'Associazione Radicale Certi Diritti. Qui ci sono anche molti ugandesi, tra cui Francis Onyango, che era l'avvocato di David Katukisule. Sappiamo bene che tra i temi dei diritti civili ci sta quello dei diritti delle persone omosessuali, lesbiche, transessuali, noi aggiungiamo anche la E nell'acronimo. Pensi che una di queste battaglie, che è quella della liberazione sessuale, almeno nei paesi come l'Uganda, possa essere una battaglia che comunque in Italia sia ancora da combattere? Assolutamente sì, in Italia, dovunque. L'omosessualità è, penso che sia una delle discriminazioni più antiche, più ataviche. E ricordo di aver letto da qualche parte, nei miei studi africanistici, che le prime leggi contro gli omosessuali sono state fatte in Egitto, però nello stesso paese dove ci sono le prime attestazioni di amore omosessuali in Egitto. E il problema sono adesso, parlo di adesso, in Africa, le religioni monoteiste. Le religioni monoteiste diffondono paura e odio riguardo ai comportamenti omosessuali. In alcuni casi si fanno passare l'idea che un rapporto omosessuale comporti la coprofagia o pratiche estreme, perché sì. Vedevo qualche tempo fa in un servizio di Current, che purtroppo è stata chiusa, l'estremizzazione del sesso, che poi, parliamoci chiaro, loro facevano vedere determinate pratiche che non rappresentano lo standard, ma non rappresentano lo standard nemmeno per le persone eterosessuali, ci sono, ma non sono lo standard, quindi tendono a farne una questione solo esclusivamente sporca e soltanto in ambito sessuale, non parlando di affetti, di diritti, di sentimenti. No, vabbè, perché devono diffondere la paura, questo è proprio strumentale. Il terrorismo vero e proprio. Sì, terrorismo, ma così, io quando dicono i missionari hanno fatto molto in Africa,
Sì, hanno fatto anche del bene, però veramente, diciamo, se mettiamo sul piatto della bilancia questo, non penso che possiamo dire, affermare questa cosa, perché prima di tutto in Tanzania, io non posso generalizzare, non mi piacciono le generalizzazioni, io stavo in Tanzania, ci sono stato un anno. Sono da diversi secoli i missionari cristiani in Tanzania, hanno estirpato la parte della cultura antica, li hanno fatti vergognare, loro non chiamano nemmeno religione i loro culti vecchi, no, quella non è religione, Kitu Cha Ushenzi è qualcosa di barbarico. Per loro, quindi il loro essere prima del cristianesimo e dell'islam è qualcosa di barbarico. Quindi la vergogna è proprio instillata nei tanzaniani, orribile, vabbè. Però non sono riuscito invece, per esempio, a far capire ai tanzaniani che pratiche, e quelle invece barbariche davvero, come la caccia agli albini. Loro, sì, se vai a Dar es Salaam vedi una quantità di albini spropositata, perché? Perché lì in città sono protetti, nella capitale sono protetti, nelle campagne vengono cacciati e con le loro dita si fanno gli amuleti. Perché sentivo dire qualcosa che comunque un certo potere sciamanico che dovevano avere queste persone albine. A tal proposito voglio chiederti questo, a questo punto si è sempre parlato di estremismo islamico, però in questi paesi come l'Uganda e nell'Africa c'è un estremismo cristiano, cattolico, che invece di portare cristianità, fratellanza e amore porta odio. Allora, io mi ha sorpreso tantissimo il rapporto, diciamo, in Tanzania la convivenza è abbastanza pacifica. Zanzibar è il 90% musulmana, la costa al 70-60% musulmana, però nel complesso la Tanzania c'è cioè un 45% di cristiani, un 50% di musulmani e il resto di animisti, a parte le minoranze, diciamo, indi e robe varie. Quello che volevo dire è che il fondamentalismo cristiano non cattolico mi ha sorpreso. Io sono stato a Mbeya, un paesino all'interno, al confine con Malawi, proprio all'interno della Tanzania, e loro praticano gli esorcismi giornalmente, diciamo, veramente in una maniera tranquillissima, ma addirittura esiste un programma che viene dalla Nigeria, che si chiama Emmanuel TV, che proprio ogni giorno fa gli esorcismi, toglie il demonio e praticamente loro, almeno in Italia si parla che comunque i padri esorcisti sono pochi, sono soltanto gli mettono il marchio DOP, la chiesa, tipo padre Amort eccetera eccetera. Lì invece, diciamo, è una sorta di quotidianità, è come la benedizione che si fa un po' nelle case, questo mi spieghi. Adesso volevo passare brevemente al rosario, perché purtroppo nell'intervista dobbiamo rimanere nei 10 minuti, altrimenti i tempi tecnici non ci sono. Volevo chiedere giusto un'idea di questo 39° congresso. Sì, no, è il mio primo congresso radicale in assoluto, il transnazionale è diciamo una cosa che mi interessa tantissimo e mi affascina ancora di più. I due punti che secondo me sono stati fondamentali, oltre quello dell'immigrazione ovviamente, che è transnazionale, è stata la questione della tavola rotonda sull'Unione Europea, che sicuramente bisogna rifondare da capo, fondando una vera economia comunitaria, magari mettendo anche una tassa sui cittadini europei che vada a confluire nel bilancio europeo, così il bilancio europeo non venga formato dal prodotto interno lordo delle altre nazioni, ma diciamo vive di vita propria. Questo però deve essere diciamo basato su una rappresentanza vera e propria dell'Unione Europea, cioè un Parlamento che sia effettivamente così e un Consiglio, una Commissione che siano effettivamente così. Ricordo le parole che hanno portato poi alla rivoluzione americana: no taxation without representation.
Questa è la prima. La seconda cosa, diciamo, che mi è dispiaciuto un po', che è stata solo riproposta da Marco Pannella il primo giorno e non è stata poi più ripresa né trattata, ed è una lotta che ci ha visto presenti moltissimo, soprattutto nel periodo estivo, è quello sull'amnistia e quello sulle carceri. E si può pensare che quello dell'amnistia possa essere solo un problema nazionale, ma secondo me no, è un problema transnazionale per un semplice motivo. Molte volte è stato fatto questo paragone: il carcere italiano neanche in Iran. Ecco, l'Iran è uno stato che la sua giurisprudenza la basa sulla Sharia, cioè sul diritto islamico. Loro, sostanzialmente, il loro diritto penale sarebbe il Corano. Ecco, l'Italia, che nasce come uno stato di diritto, sta piano piano diventando uno stato penale. Se non stiamo diventando uno stato religioso come l'Iran, stiamo diventando uno stato penale e i poli si toccano, perché ovviamente le condizioni dei carcerati sono assurde, e lo dirò fin quando non si giungerà ad una conclusione. Veramente vengono a ledersi i diritti individuali, oltre che a calpestare la Costituzione, ma lo diciamo, ne abbiamo detto tantissime volte, quindi mi scoccia anche di dirlo. E proprio per in questa visione abbiamo un appuntamento il 17 dicembre all'Hotel Terminus, dove di mattina a Napoli, sì, di fronte alla stazione Garibaldi, che è la stazione centrale, è un'assemblea. Di mattina ci sarà un'assemblea cittadina riguardante l'amnistia, dove ci sarà il senatore Compagna dell'UDC, più Cerabona, che è il presidente delle Camere Penali, più avvocati penalisti, che sono, diciamo, molto sensibili sul tema. E di pomeriggio ci sarà il nostro congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Quindi questo è quell'appuntamento. Spero che siano dei punti dove poter rilanciare la questione dell'amnistia anche su una visione transnazionale, perché riguarda appunto dei diritti individuali degli uomini. E se transnazionale significa anche scambio interculturale fra le nazioni, maggiormente può essere un elemento appunto transnazionale. Perché no? Noi italiani, noi patria culla del diritto, diciamo, sulla questione delle carceri, vediamo affossarci da paesi come la Danimarca o la Norvegia, dove rilancio quello che Pannella proponeva negli anni 80, dove i poliziotti vanno in giro senza pistole e la marijuana è legalizzata. E ricordo che il 40% dei detenuti di Poggio Reale è dentro perché ha fumato uno spinello. Grazie alla Fini Giovanardi. Grazie alla Fini Giovanardi, che no, allora premetto due cose. No, no, sì. Voglio dire due cose sulla Fini Giovanardi, se ho tempo. Sì, come no. Allora, la Fini Giovanardi è una norma anticostituzionale, perché è una norma penale in bianco, ossia non è specificato, non è tassativa e non è determinata, è specificato solo che chi ha con sé, diciamo, sostanze stupefacenti, perché poi è stata abolita la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, quindi sì, è tutto uno, rischia dai 2 ai 6 anni di carcere. È una norma penale in bianco, bypassa il referendum del 93 del Radicale, e quindi il 40% dei detenuti è dentro per una norma anticostituzionale che non sta né in cielo e né in terra. Poi le modalità per come è passata, senza discussione in aula, perché fu infilata nell'emendamento anti-doping per le Olimpiadi di Torino, quindi, diciamo, sta a sottolineare maggiormente quello che sto dicendo. Ritornando alla questione della Danimarca, dicevo, lì per la marijuana è legalizzata e effettivamente si utilizza il sistema carcerario come sistema di rieducazione quando il soggetto lede diciamo, un diritto giuridicamente tutelato. Addirittura era da sottolineare la notizia di qualche mese fa, dove un padre, per aver dato uno schiaffo ad un bambino, ha avuto 6 mesi di reclusione. Quindi penso che possa essere, ecco, dal punto di vista transnazionale, la Danimarca un grandissimo esempio, la Norvegia, un grandissimo esempio da prendere veramente in considerazione. Ringraziamo Rosario Scugnamiglio e Roberto Gaudioso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Vi invitiamo appunto il 17 dicembre a Napoli per questa manifestazione per l'amnistia, e vi invitiamo a venire ancora al 39° congresso. Grazie.